Amici di Safe Drive, benvenuti in un altro appuntamento, esattamente si tratta della puntata 618, una puntata come sempre, tra l'altro, ricca di tante novità, a tal punto che abbiamo dovuto rinunciare, e ce ne dispiace, ad un appuntamento in studio, ad un'intervista in studio, vero Alice? Sì, una sola intervista in studio, ma davvero ricca di argomenti. Incontrerò personalmente Giulio Marc d'Alberton e parleremo di sportività, ma anche di comfort e ovviamente di rispetto ambientale da parte del marchio automobilistico di Peugeot, un argomento che davvero ricorre nella filosofia francese, ma che ricorre in tutta la puntata 618. Assolutamente sì, perché sono tante le novità e tutte a sfondo, virgolette, elettrificazione. Questo è un leitmotiv che ormai vi abbiamo detto più volte, ma comunque continua a tenerci compagnia. L'automobile si sta rivoluzionando, abbiamo tante novità e tutte appunto o plug-in o completamente elettrificate. E allora io direi che possiamo dare subito inizio alla puntata con il primo servizio scritto da Paola Artemi e dedicato all'attualità. Care amiche e cari amici, ben trovati. La pandemia ha aiutato o costretto molti a familiarizzare con il PC e con lo smartphone e sono numerosi gli italiani disposti a effettuare sul web tutte le fasi dell'acquisto di un'automobile nuova e soprattutto usata. Addirittura un automobilista su due sarebbe interessato ad acquisire un veicolo in un'asta online per spendere di meno. I vantaggi della digitalizzazione sono il collegamento con il mondo, la velocità dei contatti, anche in tempo reale, la semplificazione della trattativa. Ma non è tutto oro quello che luccica e i rischi sono sotto il mouse. Ecco allora qualche consiglio per trovare l'auto dei sogni e restare lontano dai guai. Primo esempio. L'interlocutore è un concessionario che nella zona si è fatto un nome e l'auto ha fatto pochissimi chilometri. Chiedete una mail che confermi quel chilometraggio e i nomi di eventuali precedenti proprietari. Contattandoli sui social sarà facile verificare la veridicità di quanto dichiarato. Secondo esempio, il prezzo è allettante. Si contatta il venditore e lui chiede di concludere al volo perché si sta trasferendo all'estero. Quindi vuole una piccola caparra. Se gliela date, state certi, sarà l'ultima volta che lo vedrete. Esempio numero 3. Avete dubbi che la vettura che vi viene offerta su internet non sia veramente in possesso di chi la vende? Chiedete la foto di un dettaglio che non si vede negli scatti messi in rete. Per esempio, un primo piano del baule con una rivista di quel mese. Se la risposta è no, gatta ci cova. Quarto esempio. State trattando un'auto trovata su siti italiani, ma nella mail di risposta ci sono strafalcioni tipo «Il veicolo è in stato perfetto di funzione» o «No spese supplementari a prevedere sul veicolo». Scappate a gambe levate. Quinto esempio. Qualcuno ci casca ancora. Un truffatore propone su siti autorevoli varie auto d'epoca. C'è un solo intoppo. Lui è in missione di pace e chiede una piccola cifra come rimborso delle spese necessarie per tornare in Italia a mostrare la vettura. Ovviamente i denari svaniscono nel nulla. E ora, mentre Safe Drive vi invita a ricordare che la fantasia degli artisti della truffa è smisurata, allacciate le cinture e buona visione! Carissimi telespettatori, eccoci arrivati all'approfondimento in studio di questa puntata. Do subito il benvenuto al nostro ospite, Giulio Marc d'Alberton, responsabile comunicazione del marchio Peugeot qui in Italia. Ciao Giulio. Ciao, buonasera, ben ritrovati a tutti. Ben ritrovato anche nei nostri studi. Io non facevo un'intervista vis-à-vis con una persona da parecchio tempo e questo mi fa molto piacere vista la situazione. Insieme a te una vettura, una novità per il vostro marchio che regala molta adrenalina. Si tratta della 508 PSE, un acronimo che spiega tutta l'importanza e la sportività di questa vettura. Ce lo vuoi magari svelare tu il significato di PSE? PSE sta per Peugeot Sport Engineered, è una vettura, la 508, che è l'ammiraglia della Casa del Leone e che è stata rimaneggiata da Peugeot Sport, l'atelier di Peugeot che si occupa delle vetture da competizione. Una vettura che incarna la transizione energetica in ottica di prestazioni. Abbiamo coniato infatti un termine che si chiama Neo Performance, grazie al quale abbiniamo alte prestazioni a bassissimi consumi ed emissioni. Però con quel know-how, quel sapiente tocco degli ingegneri di Peugeot Sport che sicuramente hanno fatto elevare ancor più quello che è il piacere di guida di un'auto molto apprezzata.
Ecco, Peugeot più sportività è un binomio di lunghissima data, lo hai spiegato benissimo. PSE ha tutta l'aria di essere un nuovo marchio, lo troveremo magari su altre vetture della gamma? È una nuova famiglia di automobili, la 508 è chiaramente la prima declinazione, stiamo ragionando su altri prodotti della gamma Peugeot per offrire appunto anche in altri ambiti, in altri segmenti, un prodotto che offra grandi prestazioni, come ho detto prima, con un grande rispetto dell'ambiente e riduzione di consumi, emissioni di CO2, senza però perdere un solo goccio di piacere di guida, anzi elevandolo fortemente. Beh, quello è un vostro must, quindi immagino che non abbiate toccato o rovinato quella parte, anzi l'abbiate solo esaltata. 508 PSE è nata forse anche per festeggiare il 210° anniversario del marchio, una delle vetture più sportive della gamma? Sì, io non la definisco una sportiva, ma è una gran turismo, nella vera accezione del termine. È una vettura che riesce a trasformarsi da comoda berlina o station wagon, come nel caso della vettura esposta oggi in studio, da vettura ultra confortevole, grazie anche alla presenza di sospensioni elettroniche che variano lo smorzamento, a una vettura molto dinamica, appagante nella guida su strade tortuose. E quindi è un... veramente declina il concetto di gran turismo quasi alla perfezione ed è un, come posso dire, è il fiore all'occhiello di una gamma della Casa del Leone che è oltremodo vasta e che parte dai segmenti B con la 208, la 108 fino ad arrivare appunto all'apice rappresentato dalla 508 PSE. Però magari rivelaci qualcosa sul motore, sulle sue prestazioni. Allora, le prestazioni sono un qualcosa di sempre molto importante per Peugeot. Nel caso della 508 PSE sono tre i motori. Un motore a benzina PureTech Turbo da 200 cavalli all'anteriore, affiancato da un motore elettrico da 110 cavalli e un secondo motore elettrico al posteriore per 113 cavalli. I cavalli complessivi sono 360 perché nella motorizzazione ibride non è la somma delle singole potenze ma è l'unione in funzione delle curve di erogazione dei motori. 360 cavalli complessivi, 520 Nm di coppia. Al di là dei 250 orari autolimitati fa da 0 a 100 in 5,2 secondi. Questo fa capire un po' lo spessore delle prestazioni di cui è capace. Ma poi soprattutto fa l'80-120 in 3 secondi netti. È un qualcosa di impressionante. La spinta dell'elettrico è un qualcosa di immediato che sorprende quasi nei primi momenti. Ed è un connubio di azione sinergica dei tre motori che in funzione del contesto di guida varia di volta in volta. Sono diverse poi le modalità di guida, quindi dalla modalità 100% elettrica, perché non l'ho detto, è un plug-in ibrido ricaricabile, si ricarica da fonti esterne e soprattutto permette di fare diverse decine di chilometri in modalità 100% elettrica. Dal puro elettrico a addirittura la modalità sport, che è quella che eroga al massimo la sportività, il dinamismo, grazie ai 360 cavalli complessivi. Ci sono degli elementi tecnici che avete declinato dal mondo del motorsport? Allora, le competizioni sono sempre state un'ottima opportunità per raccontare al pubblico quello che eravamo capaci di fare in termini di prodotto di serie declinato nel mondo delle competizioni. Viceversa, però, abbiamo anche un travaso di esperienze che passa dalle competizioni al mondo della serie. La 508 PSE, in particolar modo, adotta la logica di funzionamento del powertrain ibrido plug-in che è figlio dell'esperienza che abbiamo maturata nelle competizioni, tanto che permette di avere i 360 cavalli sempre erogati nella modalità sport anche se la batteria va a scaricarsi, perché c'è un sistema di elettronica che permette di mantenere comunque una quantità di carica presente sempre sulla batteria e quindi offrire sempre continuativamente le prestazioni di cui è capace l'auto. Ecco Giulio, concentriamoci un po' anche dal punto di vista estetico su questa vettura che vedo che ha dei dettagli effettivamente molto grintosi. Sì, la 508 PSE deriva dalla 508 Standard, che è una vettura già molto appagante alla vista, è un'auto che ha rivoluzionato quelli che sono i canoni stilistici dell'ammiraglia del segmento. Ha una forte personalità di base, noi l'abbiamo arricchita con piccoli sapienti tocchi, un po' di colore, color kryptonite che è tipico delle Peugeot Sport Engineered, viene declinato in diversi punti dell'auto, ma poi sono presenti anche dei flap che hanno una funzione aerodinamica per ottimizzare la penetrazione all'interno dell'aria quando l'auto appunto si muove. E poi sicuramente fanno grande sfoggio i grandi cerchi da 20 pollici,
che ospita un impianto frenante rivisto da Peugeot Sport, ancora più potente. I dischi sono da 380 mm, è una dimensione gigantesca per il segmento e chiaramente grandi prestazioni esigono anche grandi capacità di frenata dell'auto stessa. Ma poi è stato rivisto tutto il progetto 308, lo sterzo è stato ricalibrato, le sospensioni hanno una taratura specifica, ovviamente, sono presenti due barre anti-rollio anteriori al posteriore, questo per evolvere ancora più la dinamica di guida dell'auto in una direzione appunto del Gran Turismo, come dicevo prima. Grazie Giulio di essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito. Continuate a rimanere collegati con noi per il proseguo della puntata. Siete stanchi della solita ammiraglia tedesca? Ci tenete alla tecnologia, ma apprezzate di più la raffinatezza e il savoir-faire sartoriale alla francese rispetto al rigore germanico? Allora prendetevi qualche minuto di relax e ascoltate bene, perché la DS9 E-Tense, un'ibrida ricaricabile, potrebbe fare al caso vostro. Se siete arrivati fin qui, probabilmente siete tra quegli automobilisti che amano ancora un classico e rassicurante corpo vettura a tre volumi e non vogliono cedere al trend che vede le SUV di qualsiasi categoria in continua ascesa. La DS9 è stata introdotta dal marchio francese per alzare ulteriormente l'asticella della propria gamma e rendere omaggio alla primigenia DS del 1955. Molte, infatti, le citazioni stilistiche, come le maniglie a scomparsa, le cromature che solcano il cofano o quelle che contornano i proiettori, senza dimenticare gli iconici fanali incastonati nel montante C, poco sotto al tetto. DS9 è un'ammiraglia chic presidenziale. Grazie a un passo generoso, 290 cm, per una lunghezza di 493, l'abitabilità è ai vertici davanti e dietro. Seduti a bordo, i 5 passeggeri godono di una qualità degli interni di livello superiore. Oltre ai due maxi display, ovunque si posi lo sguardo si notano materiali pregiati e l'atmosfera che si respira ha, a tratti, un gusto barocco. Sul lato del comfort, il salto di qualità viene dalle sedute che sono massaggianti, riscaldate e ventilate e dalla insonorizzazione. I tecnici di S Automobile hanno equipaggiato questa berlina con cristalli di spessore maggiorato per limitare la rumorosità tramite lo studio e la combinazione dei materiali di bordo. Ciliegina sulla torta, l'impianto audio Premium Focal Electra da 515 Watt, appositamente studiato per questa vettura. DS Automobile presenta DS9 E-Tense, una grande berlina che si pone ai vertici della gamma DS. Grazie a un pianale sviluppato specificatamente per questo modello che permette un passo di ben 2,90 m a tutto vantaggio dell'abitabilità di bordo. Sedute posteriori che quindi grazie al DS Lounge permettono un privilegio, un comfort a cui siamo abituati normalmente sui sedili anteriori, quindi con funzione massaggio, con sedili riscaldabili e ventilati. Grande comfort ma anche grande tecnologia a bordo, grazie ai sistemi di aiuto alla guida o ai sistemi di sicurezza, quali il DS Night Vision che permette di individuare ostacoli sulla strada anche di notte, o il DS Driver Attention Monitoring che permette quindi di individuare tutti quegli elementi di distrazione o stanchezza del guidatore e quindi di avvisarlo. Su strada mostra tutto il suo temperamento, deciso ma non esasperato, con una predilezione netta per la piacevolezza di guida, senza arrivare a picchi di sportività esagerati. La progressione in marcia è fluida e corposa e il propulsore termico è acusticamente avvertibile solo quando si fa kick down e si richiede il 100% della spinta. In tutti gli altri casi la marcia si fa agile e aggraziata, nonostante gli oltre 1800 kg di peso. Il motore di base è un benzina 1.6 da 180 cavalli che, unito al propulsore elettrico, porta la potenza massima complessiva a 225 cavalli. Nei prossimi mesi è previsto l'arrivo di una variante da 250 cavalli e poi la versione 4x4 da 360 cavalli. Quest'ultima dimostra ancora più grinta, facendo diventare la DS9 quasi una sportiva di razza, con una tenuta di strada in curva che comunica estrema sicurezza, specie nelle situazioni di grip più precario. Le sospensioni sono un perfetto mix tra comfort e sportività e lavorano in base ai comandi di una telecamera che vede le buche. Tutte le motorizzazioni hanno in comune il cambio automatico E-Tot con convertitore di coppia a 8 rapporti.
con la batteria agli ioni di litio completamente carica da 11,9 kWh, la casa dichiara un consumo di 1,5 litri per 100 km sul misto, mentre le emissioni di CO2 si attestano tra i 31 e i 35 grammi al chilometro e l'autonomia in elettrico è tra i 45 e i 50 km. Per ora, dunque, sono disponibili una motorizzazione e due allestimenti, il Performance Line Plus da 56.200 euro più votato alla sportività e Rivoli da 59.200 euro, rivolto a chi predilige lo stile e l'opulenza. Alzi la mano chi non ha mai desiderato possedere o almeno guidare una Jeep di quelle con la J maiuscola. Sì, le Wrangler, le eredi delle inarrestabili Willys, che diedero più di una mano a rendere le truppe americane. Spartane, semplici, facili da guidare, con il metro di giudizio degli anni 40, scavalcavano colline, guadavano ruscelli, non temevano il fango e la neve. Nel 2021 Wrangler ha fatto non un solo passo in avanti, ma un vero salto in lungo. Con la nuova 4xE rafforza il concetto di libertà, permettendo ai clienti di andare veramente ovunque. In pratica, l'erede naturale della prima Jeep in alcuni momenti accantona la divisa e indossa l'abito della festa. Perché ora la Wrangler, loggata 4xE, mette insieme il meglio del 4x4 e il meglio dell'elettrico. Contraddistinta da dettagli esterni electric blue, la Wrangler più ecologica combina due motogeneratori elettrici, un pacco batteria da 400 volt, un efficiente motore turbocompresso a 4 cilindri e un cambio automatico a 8 marce Torque Flight. Questa architettura consente di erogare complessivamente 380 cavalli combinati e 637 Nm di coppia. Le performance sono di rilievo, accelera da 0 a 100 km orari in 6,4 secondi. La trazione 4x4 in modalità Pure Electric garantisce un controllo ai bassi regimi mai visto prima e assicura un'autonomia che può superare i 50 km nella guida a zero emissioni e i consumi sono pari a circa 3,5 litri per 100 km in modalità ibrida, con emissioni di CO2 ridotte di circa il 70% rispetto alla versione a benzina. Il pacco batterie agli ioni di litio da 96 celle, 17 kWh e 400 volt, sfrutta la chimica nickel-manganese-cobalto-grafite. Si trova con i dispositivi di controllo sotto i sedili posteriori, al riparo dagli agenti esterni. Ciò ha comportato la necessità di ridisegnare i sedili della seconda fila della Wrangler 4xE per consentire di ribaltare in avanti la copertura e facilitare l'accesso alla batteria. Fare il piano di watt alla Wrangler 4xE è semplice e intuitivo grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica. Quest'ultima con Easy Wallbox avviene in meno di 3 ore concorrente a 7,4 kWh. Facile da guidare e anche facile da scegliere. La gamma si declina in 3 livelli di allestimento: Sahara 4xE, Rubicon 4xE e solo per quest'anno, nell'esclusiva edizione celebrativa, due sistemi di trazione e cerchi in lega specifici da 17 pollici e da 18 pollici. Il listino parte da 69.550 euro. Opel Mokka è appena arrivata sul mercato, ma ha già creato un grande interesse intorno a sé. I motivi presto detti. L'azzeccata livrea scelta per il lancio, un luccicante verde abbinato a un cofano nero pianoforte, lo stile decisamente originale, la gamma dei motori che comprende anche il puro elettrico. Propulsione eco che ha convinto un cliente su 5 a puntare sulla Mokka elettrica. Safe Drive, però, più che dare un giudizio sulla forma e sul vestito, ha deciso di vivisezionare l'abitacolo. Ed è stata una interessante scoperta. Salire a bordo della Mokka è facile grazie al sistema di accesso e avvio a mani libere Keyless Open and Start, alle porte che si aprono quasi ad angolo retto e consentono di posizionare con facilità il pupo sul suo sedile nei posti posteriori. Per seconda cosa si scopre un bello spazio, tenendo presente che Mokka è un'evoluzione in chiave crossover costruita sulla base meccanica della corsa. Nei posti davanti è decisamente abbondante, ben usufruibile. Dietro è buono in larghezza anche quando si viaggia in tre, poiché il divano è comodo anche nella parte centrale, e in altezza.
Lo spazio per le gambe invece è discreto, a patto che chi sta al volante non sia alto oltre 190 cm e non guidi con braccia e gambe distese. I sedili certificati AGR sono ergonomici e prevengono il mal di schiena. Si possono personalizzare scegliendo il rivestimento in alcantara in nero o scegliere con il rivestimento in pelle siena. Inoltre sono regolabili in 6 posizioni e riscaldati, come il volante ricoperto di pelle che rende la guida ancora più piacevole, soprattutto se fa freddo. I sedili posteriori sono abbattibili asimmetricamente, 40-60, per aumentare il volume di carico e offrono grande flessibilità per trasportare oggetti particolarmente lunghi. La raffinatezza e insieme la semplicità di nuova Mokka emergono nella strumentazione. Lo schermo del cruscotto da 12 pollici è personalizzabile e offre tutte le informazioni necessarie senza disturbi o interferenze. Gli elementi che possono distrarre sono stati eliminati per lasciare spazio a un controllo digitale completo. Dal display centrale da 10 pollici, unito a quello della strumentazione, si regolano alcune funzioni come il clima. Dal sedile di guida si gestiscono i fari attivi IntelliLux LED Matrix, che assicurano un'eccellente visibilità in qualsiasi situazione, con la luminosità e la potenza degli abbaglianti senza accecare gli altri guidatori. Oltre al cambio automatico che si manovra con un comodo bilanciere, lo stress del viaggio si attenua usando il Cruise Control, che accelera e frena automaticamente per mantenere sempre una distanza costante rispetto al veicolo che precede. Naturalmente non manca la frenata automatica d'emergenza, che monitora la strada e rileva eventuali veicoli e pedoni. La chicca irrinunciabile, come alcuni dei dispositivi e delle finiture già citate, che si trovano nelle versioni più ricche o nella lista degli optional, è la telecamera panoramica. Offre una visibilità posteriore a 180 gradi in realtà aumentata e rileva eventuali veicoli provenienti dai due lati durante le manovre in retromarcia. Abbinata all'assistente al parcheggio, che controlla il volante e orienta la vettura mentre chi guida deve solo occuparsi di freno e acceleratore, è un grande antistress. Insomma, interni confortevoli e tanti accessori utili, raffinati e facili da usare, che trasformano l'abitacolo in una bolla salubre. Il listino è ampio: 3 motori, benzina, gasolio, elettrico. 4 versioni: Edition, Elegance, GS Line, Ultimate. Per un listino che parte dai 22.200 euro della 1200 Turbo Edition benzina, per arrivare ai 40.250 della GS Ultimatum elettrica. Jaguar F-Type è la protagonista della quinta puntata di Car Influencer per un giorno. Si tratta della versione R, con motore 5000 da 575 cavalli, 700 Nm di coppia massima, cambio automatico a 8 rapporti e 4 ruote motrici. A provare questo bolide con la nostra Elena Giaveri sarà Adriano Gioria, classe 1957, residente in provincia di Novara, grande appassionato di ciclismo, fotografia e ovviamente motori. Il lungo cammino verso l'elettrificazione procede in modo incessante e Renault ne è uno degli esempi più tangibili con l'ultima versione dell'Arcana. Una SUV dal look sportivo che si tinge di una tinta ancora più verde. Nata con il motore mild hybrid, si evolve adottando la tecnologia e-tech. Una nuova motorizzazione che accoppia al motore termico da 1,6 litri benzina due unità elettriche alimentate da una batteria da 1,2 kWh. I 3 motori lavorano sull'asse anteriore per ottimizzare la spinta richiesta, facendo particolare attenzione ai consumi. In concreto, l'elettrico garantisce la spinta iniziale a 0 emissioni, mentre il motore termico si aziona se si richiede maggiore accelerazione o si oltrepassano i 75 km orari. Insomma, i 3 propulsori lavorano in modo da garantire una coppia sempre pronta fin dai bassi regimi. E in questo gioca un ruolo fondamentale il cambio automatico a variazione continua multimode, che gestisce al meglio la coppia e i suoi 145 cavalli di potenza. Motori sviluppati per lavorare in sinergia continua. L'autonomia a emissioni zero è infatti di appena 3 km. Tuttavia, combinando le due alimentazioni, si arrivano a percorrere i 100 km con meno di 5 litri.
Ora è disponibile a listino anche la versione micro-ibrida da 160 cavalli, con cambio robotizzato a 7 marce, ed entrambe le motorizzazioni sono configurabili esclusivamente negli allestimenti più pregiati che Renault offre. La Intense e la RS Line, di chiara ispirazione al reparto sportivo. L'upgrade del motore e delle batterie della E-Tech non ha penalizzato lo spazio a bordo e nemmeno la zona di carico, se non in minima parte. 492 litri, 26 in meno rispetto alla sorella con il micro-ibrido, secondo la terminologia di Renault. L'ultima nata nella famiglia Arkana, dotata del motore E-Tech da 145 cavalli, ha un prezzo che parte da 31.850 euro. Ovviamente, trattandosi di un'ibrida, il listino può subire variazioni in funzione degli incentivi previsti dallo Stato. Per dare dimostrazioni delle doti di E208 e D2008, Peugeot ha radunato la stampa nazionale all'ippodromo di San Siro, all'ombra del grande cavallo realizzato su un disegno di Leonardo da un magnate americano e donato alla città di Milano. Naturalmente una scelta non casuale. La Casa del Leone ha voluto coinvolgere proprio la metropoli lombarda, esempio di eccellenza, dei veloci cambiamenti e delle radicali rivoluzioni. Oggi, come ai tempi in cui il genio di Leonardo, incaricato da Ludovico il Moro, progettava le sue macchine, idee che si sarebbero concretizzate nei secoli successivi. Il parallelismo con le punte di diamante della gamma elettrica di Peugeot è dunque evidente. Scontato, a questo punto, il percorso sul quale si sono cimentate la compatta e la SUV francese, ovvero sulle tracce del ventennio trascorso da Leonardo da Vinci a Milano. Dal Castello Sforzesco alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel cui refettorio si trova l'Ultima Cena, passando dalla Pinacoteca Ambrosiana e Piazza della Scala. Il piacevole viaggio nella storia in realtà ha avuto lo scopo principale di mettere in evidenza le doti di E208 e D2008, le versioni completamente elettriche dei due modelli che hanno fatto la recente fortuna del marchio francese. Oltre a zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni ed emissioni, tutti aspetti intuibili e scontati, l'auto completamente elettrica fornisce un piacere di guida insospettabile ed è questo il messaggio che Peugeot vuole trasmettere al grande pubblico, a chi, in sostanza, non ha avuto ancora modo di sperimentare con mano la nuova tecnologia. A giocare un ruolo chiave è la fluidità data dal cambio con rapporto unico e la coppia subito disponibile. Soprattutto nelle partenze al semaforo si ha la percezione di una guida completamente diversa. Peugeot E208 e Peugeot E2008 rappresentano due modelli molto richiesti e apprezzati anche nel nostro paese e che declinano perfettamente il concetto di transizione energetica. Sono due modelli 100% elettrici, dotati di una batteria da 50 kWh che garantisce autonomie ben superiori ai 300 km e poi soprattutto grande appagamento alla guida, con una potenza di 136 cavalli, ma soprattutto una dinamica, un'esperienza a bordo dell'auto che è davvero un unicum, perché è un qualcosa di difficile forse da raccontare, è un insieme di sensazioni che grazie all'assenza di rumori, di vibrazioni, di odori, ma soprattutto zero inquinamento, permette di assaporare la guida in una nuova dimensione. Alle emozioni di guida e al rispetto dell'ambiente si aggiungono altri vantaggi da non trascurare, per esempio il libero accesso all'area C, nel caso di Milano, e comunque alle zone a traffico limitato, oppure il libero parcheggio su strisce blu. Inoltre, se la vettura è immatricolata in Lombardia o Piemonte, il bollo non va pagato per l'intera vita dell'auto, mentre nelle altre regioni l'esenzione dura 5 anni. Anche la polizza assicurativa diventa più leggera, quantificabile in un risparmio pari a circa il 30%. Insomma, un pensierino all'auto completamente elettrica per l'utilizzo in città è proprio il caso di farlo, con la tranquillità di chi è libero di scegliere. Per molti aspetti la notizia non è di poco conto. È infatti la prima volta che Volvo realizza un modello a trazione esclusivamente elettrica.
da accostare alla versione ibrida ricaricabile e in secondo luogo perché il marchio svedese non lesina dichiarazioni sul futuro, avendo affermato ufficialmente di volersi trasformare entro il 2030 in una casa automobilistica con un'offerta fatta esclusivamente di modelli elettrici. Ma andiamo per ordine e vediamo una versione alla volta. Partiamo da quella XC40 ibrida plug-in. Da un punto di vista stilistico non c'è nessuna differenza con le altre versioni dotate di motore diesel o benzina. Sotto il profilo tecnico, invece, le cose cambiano, e parecchio. Nel dettaglio i motori sono due, un 3 cilindri a benzina da 1,5 litri e 180 cavalli, al quale si va ad aggiungere un alter ego elettrico da 82 cavalli. La potenza massima complessiva è di 262 cavalli e la coppia totale si arrampica fino a quota 425 Nm, garantendo tanta potenza, elasticità e fluidità. L'accelerazione da 0 a 100 km orari è coperta in 7 secondi e 3 decimi, mentre la velocità massima è di 180 km orari. Ma in quest'ultimo caso va ricordato che la casa svedese ha deciso di limitare a questa soglia tutti i propri modelli di ultima generazione. A fare davvero la differenza sono però i consumi e le emissioni. I primi fanno segnare un valore eccellente compreso tra 2 e 2,4 litri per 100 km, mentre le emissioni rientrano in un dato compreso tra i 45 e i 55 grammi di CO2 per singolo chilometro. Sotto il profilo strettamente elettrico, la capacità della batteria è di 10,7 kW a livello nominale, mentre la potenza realmente utilizzabile è di 8,5 kW. La massima autonomia in pura modalità elettrica è invece di 45 km. Passiamo ora alla Volvo XC40 Recharge, ovvero alla versione al 100% elettrica. Anche in questo caso le differenze estetiche rispetto alle colleghe endotermiche sono ridotte al minimo e si palesano in particolare con la calandra anteriore chiusa e con i badge specifici che riportano la scritta Recharge. I motori, entrambi ovviamente elettrici, sono due, uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore, e insieme al pacco batterie da 75 kWh garantiscono una potenza totale di ben 408 cavalli e un'autonomia di oltre 400 km. I tempi di ricarica sono piuttosto interessanti. Una colonnina Fast Charge consente infatti di arrivare all'85% della carica totale in un tempo più che accettabile, 40 minuti. Oltre a questi dati, certamente fondamentali, vi segnaliamo altre note piuttosto interessanti. Volvo XC40 Recharge 100% elettrica, nonostante l'ingombrante presenza del pacco batterie, conserva comunque un'ottima capacità di carico. Il bagagliaio ha in effetti una capacità di 431 litri e altri 31 litri sono recuperabili sfruttando il vano ricavato sotto il cofano anteriore. Alla guida, oltre a un assetto particolarmente efficace e dovuto in buona parte alle batterie che hanno spostato inevitabilmente il peso e il baricentro verso il basso, risulta molto apprezzabile il sistema One Pedal. In sostanza, è possibile accelerare e frenare esclusivamente con il pedale del gas. Per rallentare è sufficiente alzare il piede con un'azione di rilascio e questo consente di arrivare a ottenere anche il completo arresto della vettura oltre a sfruttare il rallentamento per recuperare energia. Con le nuove versioni, ibrida ed elettrica, di XC40, Volvo ha introdotto due novità da non sottovalutare. La prima riguarda la realizzazione di un sistema di infotainment integrato sulla base della piattaforma Android e dotato di Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. La seconda concerne gli aggiornamenti software della vettura, che saranno gestiti da remoto in modalità OTA, acronimo di Over the Air, una soluzione che rappresenta un'avanguardia nel settore dei servizi automobilistici e della connettività. Prezzi? XC40 Plug-in Hybrid dai 47.770 ai 50.920 euro. XC40 Recharge, la versione 100% elettrica, 59.750 euro. Importante novità presentata in questi giorni da Coyote, uno dei leader in Europa nei servizi alla connettività in auto. L'azienda francese ha infatti reso possibile la compatibilità della sua app con il sistema Android Auto. Così ora è possibile, attraverso l'uso del cellulare, proiettare le informazioni del traffico anche sullo schermo dell'auto.
Notizie in costante aggiornamento fornite in tempo reale sulle condizioni delle strade affrontate. Avvisi su ingorghi stradali, cantieri o autovelox per garantire sicurezza stradale o un percorso alternativo. Attualmente oltre 5 milioni di utenti usano Coyote, una community che si basa sullo scambio continuo delle informazioni tra gli automobilisti per ottimizzare la viabilità, con l'obiettivo di rendere un servizio utile, a volte fondamentale, a chi ha accesso a questo dispositivo. L'abbonamento all'app è di poco superiore ai 100 euro all'anno, 109,99 per l'esattezza. Tuttavia è possibile usufruire del servizio mensile al costo di 10 euro. Anche questa puntata, ahimè, finisce qui, però noi siamo già al lavoro per la prossima, che sarà molto particolare, perché è caratterizzata dal MIMO, cioè dal Salone Milano Monza Open Air Motor Show. Siamo stati presenti con le nostre telecamere e gran parte della prossima puntata sarà dedicato appunto a questo evento importante. Mi raccomando, seguiteci. Sì, non potevamo sicuramente mancare ad una manifestazione così importante, che sarà sempre riproposta sul nostro sito internet www.safe-drive.it o anche sul canale YouTube Safe Drive Channel. Come sempre potete tenervi in contatto con noi attraverso i social network Facebook, Twitter e anche Instagram, o scriverci una mail all'indirizzo info@safe-drive.it. I vostri suggerimenti davvero ci sono sempre molto utili. Quindi Michele, è arrivato il momento dei saluti, sempre troppo veloci, ma siamo qui. Certo, però i saluti sono sempre molto calorosi. Ciao, alla prossima.